Ok, questo è il video conclusivo, credo, della serie. Potrebbero esserci delle aggiunte, forse in futuro. Io in questi video ho scritto più o meno le prime cose che mi sono venute in mente, sia per quanto riguarda le fallacie che avete commesso, sia riguardo gli esempi, sia riguardo... E niente. Io ci ho messo, ho iniziato a lavorare a questi video il 22 giugno del 2015. Oramai siamo ad agosto inoltrato, per cui veramente ci ho messo tutta l'estate a fare questi video. Ho messo tutto l'impegno del mondo con i mezzi che avevo. Quindi io spero che capiate che queste sono critiche costruttive che io vi faccio. Spero che non vi incazziate. E ripeto, io non sono una persona che vi è ostile, anzi. Io vi seguo da tanti anni con molto piacere, anche con molta ansia, però ho delle perplessità su certe cose che dite. Io credo che veramente studiare la logica, tutte le fallacie logiche, potrebbe veramente aiutarvi ad essere autocritici in generale, sempre. Quando guardo i video, cercando di dire meno cose assurde possibili, perché veramente non esiste nessuno che parla in maniera perfettamente logica. Neanche una macchina ce la fa. Quindi, mettersi di impegno male non farebbe. Ve lo dico perché io stesso ho fatto tutti gli errori che io vi ho elencato, quelli e altri di cui parlerò in altri video. Li ho fatti, perché certe volte li faccio anche tutti i giorni, senza accorgermene immediatamente. Poi me ne accorgo mi sento uno scemo. Questi caspita di errori, vorrei che capiate, che vi hanno reso abbastanza impopolari, avete perso visualizzazione, avete perso iscritti, e soprattutto quando vi siete convertiti al cristianesimo. Questo, vabbè, può essere una cosa condivisibile o non condivisibile. Il fatto che comunque sia voi avete abbracciato idee molto tradizionaliste, soprattutto quanto riguarda Darwin, gli omosessuali, gli immigrati. Ora, se voi avete ragione su tutte queste cose qua, di certo le modalità che vi ho elencato non sono quelle corrette, cioè sono errori logici. Ok, se voi dovete dimostrare che le vostre idee sono corrette, cercate, potete farlo, potreste farlo, se qualcuno avesse ragione, su basi logiche corrette, non su basi di fallacie logiche. Non so se mi spiego. E quindi, per il momento, questa serie di video si conclude qui. Poi, in futuro, potrei aggiungere altre cose, come ho detto prima, e in futuro potrei anche farvi altri video di risposte. Io spero che qualcuno, almeno del vostro staff, possa leggere, possa vedere questi video. Io lo spero, perché secondo me ne vale la pena. Spero anche che se mai vediate questi video possa trarne giovamento. Va bene. Quindi vi saluto qui. Ciao.